Quindi in questo progetto lo Spirito Santo ci ha dato una scossa e ha detto: vivete un'esperienza nuova, vivetemi nuovamente, vivetemi profondamente. Vi voglio ridonare il mio fuoco, voglio riedificare la tua tenda oggi. E quello che noi vogliamo vivere in questo tempo è proprio questa esperienza. Altrimenti sarà completamente inutile quello che porteremo nelle nostre comunità, nelle nostre diocesi. Io ringrazio Gian Piero perché, ecco, vero Carmen Odilia, che ha interiorizzato bene il progetto, perché proprio ha portato quello che il Signore ha soffiato nel nostro cuore per tutto questo tempo. E ringrazio lo Spirito, dell'abbondanza della Sua parola oggi, perché davvero nelle nostre comunità la parola deve essere rimessa al centro. Non possiamo proclamare velocemente una profezia e poi dire semplicemente grazie Signore che ce l'hai donata e non provare neanche a scendere in profondità in quella parola, non provare a farla risuonare dentro di noi, a farla fruttificare dentro di noi. Se questa parola non porta una conversione, una trasformazione, non tocca delle corde della nostra vita, allora resta lettera morta. Quanto spreco! E quanto invece potremmo essere edificati, fortificati e ricolmati di letizia e di gioia. Ecco, anche ieri sera che ci siamo incontrati e abbiamo pregato per questa giornata, la letizia è il life motive di questa giornata e l'abbiamo vissuto da subito perché lo Spirito Santo ci ha preceduto in questa sala. Grazie Signore che sei già qui, ci stavi già aspettando. E l'altra parola che Giampiero ha sottolineato e che è diventata un'altra parola chiave per noi è desiderio. Abbiamo smesso di desiderare la novità dello spirito nelle nostre comunità. Ci siamo abituati, ci stiamo accontentando, stiamo continuando perché si è sempre fatto così. Ho fatto una faccia buffa, si capiva. Si è sempre fatto così, basta. Ma non lo dico io, ma lo dice lo Spirito Santo, che ogni volta ci dà una luce nuova, una parola, e noi, come diceva prima Gian Piero, lo dirò spesso, non lo ascoltiamo, non lo ascoltiamo. Ci parla di conversione, noi lode a te, Signore Gesù. No, ti sta chiedendo di convertirti, piega quelle ginocchia e vedi dove quello che non va bene. È brutto da dire, è difficile da accettare, però stiamo vivendo tutti un momento difficile nelle nostre comunità. Non possiamo dire va tutto bene. Rendersi conto che ci sono delle fragilità è il primo passo per lasciare spazio allo Spirito Santo. Ogni comunità ha le sue fragilità, i rapporti fraterni, le difficoltà nei pastorali, perché è bello quando ci incontriamo tra di noi, perché poi l'esercizio dell'amore è nella propria comunità, dove è lì si fa dura, no? Che arrivi, che sei stanco morto, giornata tremenda, hai bozzato con la moglie e il marito, e poi quello deve fare l'accoglienza, sta facendo altro, cioè, e veniamo sommersi da tutto, ok? Da tutte le cose pratiche, di come va fatto, va fatto così, l'invocazione va fatta così, e non ascoltiamo lo Spirito Santo. E non gli lasciamo mai spazio. Da oggi per noi inizia una storia nuova. E
Io adesso vi guardo e voglio che vi guardate tra di voi, perché le facce che vedete adesso, guardiamoci un attimo, ecco, le vedete queste belle facce? Ok. Ok, siamo tutti molto carini e bellini, perché siamo proprio bellini, perché il nostro Signore ci ha fatti proprio poco meno degli angeli, siamo proprio bellini, no? Però, Filippo, tra 2 ore quella tua faccia cambia. Sassà, non avrai più quella faccia, la tua faccia sarà diversa tra 2 ore. Gli facciamo la barba. Perché dico così? Ma non perché faremo chissà che cosa, ma perché... direte o dite già al vostro sia lo Spirito Santo, sia la sua potenza, sia la sua forza, sì, vieni e trasformami. E tra 2 ore non avrò più di fronte, sì, voi, ma altri voi. Le vostre facce cambieranno. E io so che succederà, perché l'abbiamo già visto. Silvia, scusami, ti interrompo sento, un attimo. Sento una voce. Visto che mi hai eccomi! Tirato, visto che mi hai tirato in ballo, ti do già subito una testimonianza, che mentre stava sia Gian Piero stava facendo il suo intervento, e anche tu ho già risentito nel cuore 2 canti di quando mi sono... delle origini, del primo amore. Ecco, qui dobbiamo arrivare al primo amore con Gesù, perché qui non credo che ci siano dei neofiti, giusto? Il primo amore con Gesù l'abbiamo vissuto tutti qui. Ecco, e se non è ancora successo, perché forse la prima volta ero un po' distratto, oggi verrai travolto dall'amore di Dio, fratello e sorella. E dobbiamo crederci, perché abbiamo smesso di credere nella potenza di questo amore. Abbiamo smesso di credere. Questo, ecco, cosa manca nei nostri uomini? Non ci crediamo abbastanza che quando invochiamo lo Spirito Santo Lui opera veramente. Che quando preghiamo per i fratelli e le sorelle Lui opera veramente. E cosa se ne fa di questa fede lo Spirito Santo? Poco. Fa quello che può. Fa quello che può. Allora, adesso viviamo, diciamo che le 2 esperienze, quella della vita nuova e dei carismi, verranno vissute per motivi di tempo insieme in un continuum questa mattina. Poi... quando ci incontreremo con le reti, quando faremo questi momenti di incontro, queste esperienze potranno essere vissute in momenti diversi nei gruppi, però questa è un'altra storia, ve lo diciamo oggi pomeriggio. Siete pronti col cuore? Ma che... grazie Gian Piero, eri proprio aperti, proprio preparati bene. Siamo passati al 10%. 15. Vogliamo 100 oggi, Signore. Partiamo ora da un momento di mistagogia, perché la parola deve essere incarnata. Noi vogliamo entrare in Atti 4:23-31 che ha proclamato prima Don Matteo. Adesso proprio entriamo nella parola e la facciamo nostra, e permettiamo alla parola di Dio di entrare come una lama, dividere, fare luce, come una spada. L'altro atteggiamento, oltre al desiderio, che vi chiedo è questo. Mentre vivete questo tempo, vivetelo però pensando che non siete delle isole. Ciascuno di voi è frutto di una comunità. Quindi in questo momento voi lo vivete per voi stessi, però nello stesso tempo portate insieme a voi tutti i fratelli della comunità, perché altrimenti non ha senso niente di quello che facciamo. Non facciamo un cammino eremitico. Siamo chiamati ad altro. Sentitevi liberi durante questa esperienza, se volete stare in piedi, se volete stare seduti, se volete inginocchiarvi, vivetela nella libertà dello spirito. Dobbiamo imparare a lasciarlo fare,
Non dobbiamo avere vergogna, dobbiamo proprio sentirci liberi davanti al nostro Signore, perché ci ama incondizionatamente così come siamo. Quindi vi chiedo veramente una grande apertura di cuore e sentitevi nella libertà più totale. Vi chiedo di prendere le vostre mani in questo momento e di attorcigliarle. Vediamo se siete capaci. Guardiamo queste mani attorcigliate. Queste mani attorcigliate, ecco, sono la nostra vita adesso, tutta ingarbugliata. Questa vita ingarbugliata che stiamo vivendo in questo tempo. Teniamole proprio strette queste mani, eh? Sentiamo che dà anche fastidio questa morsa, che è quello che abbiamo probabilmente anche dentro nel nostro cuore. E probabilmente è quando Pietro e Giovanni sono stati presi dai farisei e dai sacerdoti del Tempio per rendere conto di quello che stavano facendo. All'inizio, chissà, anche loro si sono sentiti stretti in questa morsa. La Pentecoste c'era già stata e loro avevano cominciato a girare e parlavano nel nome di Gesù e parlavano di questa vita nuova, di questo amore nuovo, di questo modo nuovo di vivere la propria vita insieme agli altri, pieno di amore, di fiducia reciproca, di rispetto, di profondità, di pienezza. Ed erano accompagnati con segni, prodigi, miracoli. I farisei erano molto arrabbiati, li avevano imprigionati e li avevano minacciati. Non dovevano più permettersi di parlare nel nome di quell'uomo. Allora anche noi pensiamo un attimo alla nostra vita, al nostro cammino. Forse davvero ci siamo sentiti o ci sentiamo ancora un po' minacciati da questo tempo, minacciati dalla situazione sociale, economica che viviamo. Allora come oggi, molti di noi hanno paura di parlare nel nome di Gesù. Abbiamo paura di dire la nostra fede o di schierarci dalla parte della verità nel nome di Gesù. Nel nostro gruppo, dico gruppo in questo momento, non dico comunità, nel nostro gruppo, come vivo la mia fede, come testimonio la mia speranza in Gesù, come mi vivo, cosa ne ho fatto dei miei fratelli. Risuona dentro di noi la domanda di Dio a Caino: dov'è tuo fratello? Dove sono i fratelli che non ci sono più nel nostro gruppo? Dove sono finiti? Dentro di noi sicuramente è: Signore, come facevo? Io ero malato, problemi in famiglia, ho tanti grovigli nella mia vita. Sono forse io il custode di mio fratello? E il Signore ti dice: sì, tu sei custode di tuo fratello. Questo nostro incontro, questo cammino non è solo per te, è per ogni fratello, ogni sorella del tuo gruppo. Allora come facciamo
quando non ce la facciamo più e abbiamo bisogno di alzare lo sguardo dalla nostra vita, dalle nostre miserie, quando ci sentiamo avvinti nella nostra debolezza. Abbiamo solo un nome per il quale fare, vivere, respirare e morire, ed è il nostro Gesù. Allora vogliamo alzare il nostro sguardo e fissare i nostri occhi negli occhi di Gesù e lasciarci amare da Lui. Lo vogliamo guardare? Vogliamo lasciarci guardare da Gesù? Lasciarci trafiggere dal suo amore? Passa Gesù in mezzo a noi. Passa Gesù, vieni, vieni in mezzo a noi. Sorella, Gesù è qui per te in questo momento. Puoi dirgli tutto. Puoi dirgli tutto quello che è nel cuore in questo momento. Non avere vergogna, non avere paura che ti sente il vicino. Non importa. Le cose del mondo svaniscono. Riappropriati del tuo rapporto con Gesù. Fratello amato, parla a Gesù di ciò che Lui è per te. Gesù, mia salvezza. Gesù, mia guarigione. Apriamo il nostro cuore alla preghiera, alla benedizione del nostro Signore Gesù. Gesù, nel tuo nome è la potenza, Gesù. Gesù, vieni Gesù, manifestati. Ti amo Gesù. Vieni Signore Gesù. Gesù passa, vieni nella mia vita, Signore Gesù. Tocca Signore Gesù. Amami Signore Gesù. Fammi sentire amata. Signore Gesù. Mio Signore, mio Dio. Fa che io possa credere in te con forza. Tu puoi tutto, Signore Gesù, vieni. Vieni nella mia vita, Signore Gesù. Vieni. Gesù.
Gesù, 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 il tuo nome è dolcissimo. Amen. Signore, ti accolgo nel mio cuore. Torna nel mio cuore con forza, prendi il tuo spazio, allarga lo spazio del mio cuore. La tua parola in me è amore, è vita, è guarigione. Amen. Voglio restare sempre con te. Signore Gesù, vieni a donarci questa forza e questa gioia ora. Gesù, ti accolgo nel mio cuore, Signore Gesù. Chiedilo con forza, fratello, sorella, chiediamolo. Vieni, Signore Gesù. Gesù, Gesù, dolcissimo nome. Gesù, nel tuo nome la salvezza. Gesù, nel tuo nome la benedizione. Diciamo a nostro Gesù che cos'è per noi. Gesù, 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 tu sei la mia vita. Gesù, sei la mia forza. Gesù, sei la mia salvezza, sei la sorgente del mio bene. Sei il vincolo d'amore coi miei fratelli, Signore Gesù. Gesù, nel tuo nome è la mia liberazione, Signore Gesù, vieni. Gesù, amen, amen. Grazie, Signore Gesù, grazie, Signore Gesù, grazie, Signore Gesù, perché dal tuo petto squarciato è sgorgata la nostra salvezza. Grazie perché in quell'acqua, in quel sangue, ci hai redento da ogni peccato. Hai spezzato la catena delle nostre schiavitù, Signore Gesù. Signore Gesù, ridonaci la tua salvezza. Facci riscoprire, sentire con forza di nuovo il frutto della tua salvezza, che è la liberazione dalla schiavitù del peccato, dal senso di morte che ci sta opprimendo in questo momento. Fratello, sorella, apriti, apriti in questo momento al perdono e alla misericordia. Alleluia. Amen. Vieni, Spirito di Dio. È qui. Contro ogni idolo, Gesù. Canta per il dono della salvezza. Proclama Gesù vincitore sul tuo peccato. Gesù sta sciogliendo i nodi della morte dalla tua vita, i nodi della malattia, della disperazione. Shai kirini aranamata yerini alalai hini yerini 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 shai yerini alalai. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Non più io, Signore, ma tu devi regnare nella mia vita. Non più il mio pensiero, ma il tuo pensiero. Non più i miei occhi, ma i tuoi occhi. Non più i miei occhi, ma i tuoi occhi.
Non avere paura di guardare l'oscurità dentro di te, perché il tuo Signore è la tua luce. Non dire non sono degno. Amen. C'è un posto anche per te. Amen. Ed è un posto importante. Amen. Sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima. Intercedete anche per i fratelli che avete accanto, che avete davanti, che avete dietro, che tutti arrivino alla salvezza, perché oggi la salvezza entra in questa casa, entra nella tua casa. Oggi la salvezza riedifica la tua tenda. Quando senti che la salvezza ti sta guarendo, allora guarda di nuovo le tue mani, guardale. Ci sono ancora quei nodi, sono ancora aggrovigliate. Gesù è la mia vita, Gesù è la mia salvezza, non posso temere più niente, non resterò più ripiegato su me stesso. Punterò il mio sguardo negli occhi del Cristo e marcerò e gioirò e proclamerò la sua salvezza tra le genti. Amen. Tu devi scendere affinché lui possa crescere dentro di te. Lascia spazio al Cristo. Nella libertà è la nostra gioia. Ecco, io faccio una cosa nuova. Amen a Gesù, amen, amen. Alleluia Gesù. Shai Kirini, canta per la vittoria, canta per la tua liberazione, glorifica il Signore tuo Dio. Voci di giubilo e vittoria nella tenda dei giusti. Se qualcuno sente che fa fatica, chieda ai vicini che preghino su di lui o su di lei. Non abbiate paura. Siamo comunità, siamo in comunione. Nessuno deve essere escluso da questa grazia. Tutti siamo salvati. Manifestati, Signore.
c'è stata un'immagine in preghiera. Il Signore sta dotando ciascuno di noi di un microfono. E quello che in questo momento io faccio per voi, ecco, il Signore dice: andate anche voi col vostro microfono, vi voglio amplificare, perché voi questa salvezza la dovete portare nella vostra diocesi, la dovete portare nelle vostre comunità. Non potete più rimanere in silenzio, perché la gioia del Signore è contagiosa, dobbiamo contagiare tutti. Amen. Conferma. Amen. Teresa conferma. Gli si gettò ai piedi e lo supplicò dicendo: Signore, se vuoi puoi guarirmi. Amen. Gesù lo toccò con la mano e gli disse: lo voglio, sii guarito. Amen. Lo vogliamo? Guariscimi, Signore. Amen. Liberami. Donami questo microfono spirituale. Amen. Stai con me. Proteggimi. Proteggimi. Coprimi. Con le tue ali, oh Dio. Con le tue ali, oh Dio. Quando la riposa in te. Riposa in te. Io vivrò. Io vivrò. In pace e verità. In pace e verità. Amen. Amen. Quando la tempesta arriverà, Signore. Amen. 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 Vediamo le facce. Dovevamo fare una foto. 25% prima e dopo. Prima e dopo. Dovevamo farla quella foto. Però io non ne ho abbastanza. Voi? Voglio di più. Voglio di più. Al 100%. Grazie, Signore. Amen. Amen, Signore, grazie. Che bello. Che bello. Che bello sentire che la salvezza è entrata nella mia casa ancora una volta. Che sono degna di amore, che sono degna di fiducia,
che il Signore vuole fare di me uno strumento della sua benedizione per gli altri. A me tremano le gambe. Amen. Non abbiate paura di buttar fuori, perché in questo momento io credo che qualcuno starà tremando, qualcuno starà piangendo, qualcuno starà gioendo, qualcuno si è irrigidito di più. No, fratello e sorella, non ti lasciamo tranquillo. Cosa produce la salvezza? La morte al peccato, la sconfitta del maligno, scioglie i nostri nodi e ci immerge in questa vita nuova. Ecco la vita nuova che va accolta e in cui dobbiamo credere profondamente. E non possiamo pensare che una volta vissuta un'esperienza, poi è stata una forte emozione e poi finisce lì. Perché quello che noi stiamo vivendo in questo momento trasforma la nostra vita. E io ringrazio e benedico lo Spirito Santo che ci ha chiamato in questo cammino e ci ha chiamato per portare questo annuncio di salvezza. Cioè, sta usando proprio noi. Perché nessuno si salva da solo. E questo dono non è solo per noi, in maniera proprio personale, quindi io credo nel Signore, faccio quello che devo, faccio tanto servizio al gruppo, salvezza, tac. Ma cosa me ne faccio della salvezza se mi salvo da solo? O se i miei fratelli e le mie sorelle non si salvano? E ancora di più, cosa me ne faccio della mia salvezza se fuori dal mio gruppo ci sono milioni di persone che vivono nella disperazione? Perché non hanno conosciuto la speranza. Noi l'abbiamo conosciuta la speranza. È il nostro Signore Gesù. È per quello che è importante. Perché le nostre comunità, vabbè, mi viene da dire comunità, ma siamo ancora gruppo, Revisione. Non possono rimanere solo, ecco, questo termine piace tanto a qualcuno, delle spa spirituali. Noi veniamo al gruppo, preghiamo, invochiamo lo Spirito, il Signore ci consola. E poi si va a casa. Eccoci belli confortati, rimaniamo nella nostra zona di conforto. Il Signore ha operato, ha parlato, ha guarito me, mi ha consolato. Boh, a posto. No. No, ma non perché lo dico sempre io, perché Gesù con i suoi discepoli non ha fatto così, non li ha solo radunati, coccolati, a volte sgridati, ammaestrati, amati, ha mangiato con loro, ha camminato con loro, era bellissimo stare sempre con lui, l'avrebbero ascoltato per ore e ore, nonostante tutte le loro fragilità. E poi non è che gli ha detto, bene, allora radunate nel più possibile, poi fate tanti piccoli cenacolini e state lì chiusi dentro, chiusi, non vi muovete da lì, proprio non fate più niente, avete ottenuto la pace, trattenete tutto il ripieno per voi. E non ha fatto così, ha fatto così? Ah, ok, meno male. Gli ha chiesto di uscire. Poi io non so che cosa il Signore chiederà alle vostre comunità. Non lo so. Non so cosa chiederà la mia comunità. Perché poi è un tasto dolente, perché chissà cosa pensiamo di dover fare, no? Ascoltiamo lo Spirito. Guardiamo dove siamo collocati e ascoltiamo lo Spirito. È Lui che ci manda, non preoccupiamoci.
però la disponibilità. Un grande desiderio di Gesù, sapete qual era? Era che i suoi discepoli fossero uniti. Allora, lui pregava per loro presso il Padre, intercedeva potentemente e diceva: Padre, fa che siano uno, come io in te, tu in me, fa che siano uno. Ecco, come prima diceva Giampi, quanto è importante questo uno. Abbiamo qualche nodo da sciogliere. Umanamente non ce la possiamo fare. Gna possiamo fa. Perché abbiamo ognuno il suo carattere, ognuno ha la sua storia, ognuno ha le sue ferite che vanno a cozzare con le ferite del fratello e della sorella. Abbiamo delle comunità, dei gruppi in cui non c'è comunione, non ci si conosce più, ci si è persi. E anche nei pastorali dobbiamo aiutare i nostri pastorali, i nostri pastori, i nostri comitati diocesani vanno aiutati tanto, perché in questo tempo è stato difficile per i nostri pastori riuscire a tenere unito il gregge, perché essendo persone, umani, anche i nostri pastori avevano il loro bel bagaglio di problemi da risolvere. Ecco, quindi siamo custodi gli uni degli altri. Sentite cosa ci chiede Gesù e come prega il nostro Signore Gesù per ciascuno di noi, affinché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato, io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo conosca che mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Questa parola deve realizzarsi nelle nostre comunità. Prima di fare qualsiasi cosa, che ci sia la comunione, perché veramente se tra me e Carmen mettiamo Gesù, allora io vedo Carmen attraverso Gesù e la vedo con gli occhi di Cristo. E allora non mi parte un'invidia pazzesca perché lei è bellissima, io no. Ma la amo e lei mi ama perché siamo uniti da Cristo. Dobbiamo imparare a guardarci consapevoli che c'è Gesù tra di noi. E si fa fatica, eh? È molto difficile questa cosa. Ma noi abbiamo lo Spirito Santo, ma noi abbiamo Gesù che intercede per noi, perché sta intercedendo in questo momento per la comunione tra di noi, per la comunione nelle nostre comunità, per la comunione nei nostri pastorali. Lui sta già intercedendo. Ed è una cosa che dobbiamo fare noi ora. Allora ti chiediamo, Signore Gesù, adesso che ci hai fatto allargare il cuore, di riempirlo di tanto amore per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Perché noi siamo uniti per il tuo sangue. Abbiamo lo stesso DNA di Gesù. Siamo fratelli. E io, che ho un fratello minore e che a volte... però non riesco a non volergli bene, perché si dice, al tuo stesso sangue,
vorrà pur dire qualcosa, no? Ecco, e questo ci deve far riflettere su quanto è importante guarire anche i nostri rapporti familiari, perdonarci, il perdono. Chiediamo allo Spirito Santo, nel nome di Gesù, di farci un corpo solo in questo momento. E mentre viviamo questo tempo, pensiamo ai fratelli delle nostre comunità, uno ad uno, soprattutto quelli che ci stanno qua. Che il Signore li fa scendere qua. Ok. Cambiamo collocazione, da qua a qua. Grazie Signore Gesù perché è nel tuo sangue, da quel sangue e acqua che sono sgorgati dal tuo cuore, che noi possiamo essere uno in te. Grazie perché in questo momento stai intercedendo presso il Padre. Grazie perché stai sanando i rapporti coi fratelli della mia comunità, anche con i miei familiari, Signore. Stai portando la tua guarigione. Vogliamo lasciarci avvolgere nel tuo sangue prezioso. Vogliamo lasciarci irrorare dal tuo santo sangue affinché tu possa guarire i nostri rapporti e farci nascere a una fraternità nuova. Quando sei con il tuo amore.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Cantiamolo senza musica. Insieme a te, fratelli, tutti siamo riuniti nel tuo nome. Il sangue che ci unisce, quello di Gesù, che scorre in tutti noi. Fratelli, tutti siamo. Grazie, Signore Gesù. A te, Signore Gesù, grazie. Grazie Signore Gesù, grazie. Grazie Signore Gesù. Nella tua parola, proprio Pietro e Giovanni, dopo che erano stati minacciati, tornano in comunità, la parola di oggi. E tutti insieme, cosa decidono? Di chiudersi nel cenacolo? No. Tutti insieme levarono la loro voce a Dio dicendo: Signore, Tu hai creato il cielo, la terra, il mare. Tu che per mezzo dello Spirito dicesti per bocca del nostro padre, tuo servo Davide, perché si agitarono le genti e i popoli tramarono cose vane? Si sollevarono i re della terra e i principi si radunarono insieme contro il Signore, contro il suo Cristo. Davvero in questa città si sono radunati insieme contro il tuo santo servo Gesù, che hai unto come Cristo. Ed ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce. Concedi ai tuoi servi di annunciare con tutta franchezza la tua parola. Stendi la tua mano perché si compiano guarigioni, miracoli e prodigi nel nome del tuo santo servo Gesù. Amen. Ora ci... ecco, siamo chiamati a fare altrettanto e a vivere questo tempo di invocazione allo Spirito importante. Immaginate che sia il primo della vostra vita, con tutto il desiderio del vostro cuore, perché tremino le pareti della vostra intera esistenza, ma perché no? Perché tremi davvero questo luogo, perché vengano rinnovati i carismi affinché le nostre comunità si riedifichino, affinché la nostra Chiesa sia riedificata, affinché il mondo sia benedetto nel nome di Gesù Cristo. In questo tempo di invocazione vogliamo davvero chiedere allo Spirito Santo di farci creature nuove. Sa Lui cosa donarci, sa Lui cosa donare ai fratelli della nostra comunità. Preghiamo per noi, preghiamo per i fratelli della comunità, affinché si manifestino carismi nuovi. Sentiamoci pienamente liberi in questo tempo di pregare insieme in maniera comunitaria, perché si manifesti la potenza di Dio in questo tempo.